Buon pomeriggio a tutti, bentrovati alla seconda conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti. Ci eravamo visti a Balkan-Kirchheim per quella di Damian Pizarro e oggi siamo qui a presentare Iker Bravo, un nuovo grande talento che arriva in casa bianconera. Iniziamo subito la conferenza stampa dando la parola al direttore generale Franco Collavino per i saluti introduttivi. Buongiorno. Bene. Allora, buon pomeriggio a tutti, benvenuti anche da parte mia alla presentazione di Iker Bravo. Allora, questo per noi è un momento bello ed importante, la presentazione di un calciatore, di un nuovo calciatore per un club è sempre un momento di gioia e siamo contenti perché presentiamo un grande talento. Most Volleyball Player dell'ultimo campionato europeo, è un ragazzo che ha soltanto 19 anni eppure ha già giocato con club importanti come Barcellona, Bayer Leverkusen e Real Madrid. Siamo molto orgogliosi di averlo qui con noi, è un acquisto che abbiamo cercato, anche questo è un tipico acquisto di Udinese Calcio e devo dire anche per tempismo, anche perché il 28 luglio Iker disputava la sua finale col campionato nel campionato appunto europeo Under 19 e il 29 luglio era già in viaggio per Roma per venire a fare le visite mediche con l'Udinese e quindi abbiamo fatto le cose anche per tempismo per arrivare prima sul giocatore. Ecco, questo arrivo si incastra all'interno di un quadro di mercato all'interno del quale sono già arrivati altri giocatori, Esteves, Karlstrom, oggi siamo in definizione con Ekelamkamp e quindi tutti i calciatori funzionali che abbiamo preso per assecondare ma anche per funzionare appunto alle richieste di mister Runjajc e che ci servono anche per andare a definire quella che è un po' tutta la nuova filosofia che vogliamo portare avanti e che vogliamo applicare. Naturalmente continuiamo a lavorare, c'è ancora molto da fare, lavoriamo con grande passione, con grande entusiasmo, entusiasmo e passione che ci viene riscontrata quotidianamente a più livelli, non ultimo quello della campagna abbonamenti. Non siamo abituati storicamente a darvi dei risultati parziali, ma vi posso dire che i numeri finora sono assolutamente soddisfacenti e quindi vi ringrazio per l'attenzione e a voi per eventuali altre domande. Grazie mille. Passiamo la palla e la parola al nostro responsabile della tecnica, Gökhan Hiller. Buongiorno a tutti. Si sente? Sì. No. Buongiorno a tutti. Dico un benvenuto a Iker, che è un bravissimo ragazzo che ha dimostrato che può fare molto bene. Di nuovo un complimenti per te che hai vinto l'Europeo. E adesso per te sarà un'altra pagina. Udinese, sapete, una storia molto importante, quindi Iker, saremo sempre vicino a lui per fare una grande carriera. Sono qua per lui, per aiutarlo, per fare una grande stagione. Benvenuto. Grazie mille Gökhan. Prima di iniziare con le vostre domande per Iker ci teneva a un breve messaggio per tutti voi. Ciao tifosi, sono molto felice di stare qui, forse Udinese. Già in italiano, bravo, dai, non è semplice, non è da tutti. Iniziamo con le domande, chiaramente con l'accortezza che io tradurrò per lui in spagnolo e poi vi tradurrò in italiano quella che è la sua risposta. Prima domanda, TV12, prego Stefano. Benvenuto Iker, innanzitutto penso da parte di tutti i complimenti per la vittoria dell'Europeo e di miglior giocatore. In maniera diretta, insomma, ti chiederei cosa ti ha affascinato, cosa ti è piaciuto dell'Udinese, cosa ti ha fatto scegliere di venire qui a fronte, insomma, anche di tanti interessi e della squadra importante da cui arrivi. Bueno, yo antes del europeo tenía claro que quería venir aquí como un nuevo reto
y yo creo que el Udinese es el club perfecto para crecer en mi carrera y sobre todo para dar un siguiente paso. Y yo creo que estoy muy contento de estar aquí y voy a utilizar todas las herramientas que el club me dé para mejorar tanto futbolísticamente y como persona. Già prima dell'Europeo era chiaro nella sua testa che voleva arrivare all'Udinese perché crede che l'Udinese sia il club perfetto per lui, per crescere come giocatore, per cui è molto felice di essere qui e vuole usare tutto il supporto che il club può garantirgli per compiere questa crescita. Altre domande? Gazzetta dello Sport? No, Gazzettino. Buongiorno, ciao. Sei un attaccante, ma una volta per tutte sgombriamo i dubbi sul tuo, qual è il tuo ruolo. Sei un esterno, giochi dietro la punta, giochi a fianco della punta, qual è il tuo ruolo, cioè il ruolo che prediligi? Yo no tengo una posición favorita, pero yo creo que al fin y al cabo nos debemos a lo que nos pida el míster y eso es lo que decide el míster. Yo puedo jugar de delantero, de extremo izquierdo, de media punta también, con un delantero por delante. Eso ya es lo que decide el míster y donde me ponga daré lo máximo de mí. Non ha una posizione preferita, lui si adatta a quelle che sono le idee del mister, lui può giocare da esterno destro, da mezza punta, ma anche da unico attaccante, in base a quelle che sono le richieste dell'allenatore, lui è disponibile a giocare in ciascuna di queste posizioni. Prego. Tutto Udinese. Hola Iker, benvenuto. È il tuo primo allenamento che hai fatto oggi con la squadra, hai avuto modo di conoscere i tuoi compagni, in particolare hai avuto modo di parlare con Runjic. Cosa ti ha chiesto in particolare per questa stagione? Come è andato il vostro colloquio? Bueno, yo cuando llegué ayer por la mañana y entrené ayer por la tarde en el campo ya. Y he conocido a todos mis compañeros, al staff técnico y al entrenador y simplemente me han dicho que me sienta cómodo, que sobre todo que trabaje muy duro para alcanzar todos los retos que tenemos esta temporada como equipo y eso, que trabaje duro. Y los demás compañeros me han recibido todo muy bien y estoy muy contento. Lui è arrivato ieri, ha fatto ieri pomeriggio il primo allenamento con la squadra, ha parlato e ha conosciuto tutto lo staff tecnico, ha ricevuto un'ottima accoglienza anche dei compagni, ha parlato con il mister che gli ha detto di giocare come sa e di sentirsi comodo a suo agio del campo, sa che dovrà lavorare molto duro perché si lavora molto duro con lui, però impatto assolutamente positivo. Calcio FVG, arriva il microfono, un attimo. Grazie. Ciao Iker. A differenza della Spagna, in Italia per i giovani talenti è molto più difficile trovare spazio e l'Udinese in tal senso rappresenta un po' un'eccezione perché negli anni invece ha lanciato spesso giovani talenti internazionali. Per questa tua prima stagione a Udine, che cosa ti aspetti? Esta temporada para mí es mi primera temporada en la élite, en primera división y yo solo quiero ayudar al equipo lo máximo posible en todas las facetas que me toca hacer y si el entrenador me pone o no me pone no es una cosa que sea prioritaria para mí, sino el tiempo que me ponga, pues hacerlo lo mejor posible ya que es mi primera temporada y solamente quiero ayudar y aportar lo máximo al equipo. È la sua prima stagione a livello di prima divisione con più spazio, diciamo così, e lui vuole soltanto fare il meglio possibile per la squadra e per aiutare la squadra, anche se l'allenatore non lo farà giocare tanto dall'inizio ai titolari, quello per lui non è un problema perché è il suo primo anno e lui pensa soltanto a mettersi a disposizione per aiutare la squadra e i compagni. Messaggero Veneto. Buongiorno, benvenuto Iker. E ti chiedo due cose o una? Due cose, la prima... Una alla volta magari, così. Allora la prima ti chiedo, visto che siamo in tema, hai detto che non avresti problemi casomai a fare un po' di panchina, ad apprendere. Davanti a te hai tanta concorrenza, specialmente in attacco, perché come ha detto il direttore il mercato è veramente importante in questo momento per l'Udinese, specialmente in attacco.
ed è di questi giorni la notizia che potrebbe arrivare Alexis Sanchez. Io ti chiedo, vista la caratura del personaggio, se magari potrebbe essere un maestro per te. Sí, para mí sí, Alexis Sánchez, desde pequeño lo veía cuando estaba en el Barça y lo tenía como referente ahí. Cuando te fijas en los mayores, pues te fijas en los mejores y Alexis Sánchez era uno de ellos. Y si bien Alexis Sánchez, pues sobre todo me apoyaré en él porque también habla mi idioma y todo lo que pueda aprender de Alexis seré como una esponja y lo exprimiré al máximo. Allora, lui da bambino sicuramente lo guardava, avendo giocato a Barcellona ha avuto occasione di guardarlo da vicino, quindi qualora dovesse arrivare, sicuramente parlando anche la stessa lingua ed essendo un grande campione, lui sarebbe disponibile ad apprendere da lui come una spugna, testualmente ha detto. Faccio una seconda. Prego. Approfitto e continuo. Volevo chiederti, hai esordito molto giovane in Bundesliga? Poi cosa è successo? Perché ti sei un po' fermato? Hai avuto qualche difficoltà di ambientamento? Bueno, el club en ese momento tenía una plantilla de jugadores de más edad, más experimentados y en ese momento Gerardo Sobana, que era el entrenador, pues decidió que lo mejor era lo mejor que jugase otros jugadores por delante mía. Pero yo seguía entrenando con ellos y yo me llevo muy buena experiencia de ahí y sobre todo aprendiendo mucho, que era muy joven y me tocaba aprender. In quel momento c'era una rosa molto ampia con tanti giocatori esperti d'esperienza e l'allenatore ha valutato che fosse il caso di dare maggior spazio agli elementi di più esperienza, ma lui ha capitalizzato al meglio quel momento, quel periodo, perché si è allenato duro e ha potuto imparare tanto da questi giocatori di valore e di esperienza, insomma. Prego. Benvenuto anche da parte nostra. Tu sei arrivato all'Udinese. L'Udinese è una squadra, è una società che ha più di 120 anni di storia, è stato molto importante e ha una forte identità dei tifosi e anche del territorio in cui opera. Ecco, che cosa sai, cosa hai saputo dell'Udinese come squadra e società e come la sua storia? Yo desde el primer momento que supe que el Udinese había mostrado interés en mí fue un club que le di mucha importancia porque jugadores como Di Natale y más como Cuadrado, Rodrigo De Paul han jugado en este club y luego han tenido una grandísima carrera, incluso Di Natale casi toda su carrera, por no decir toda, ha estado aquí y ha hecho las cosas muy bien y es un ídolo para el fútbol italiano. Entonces, para mí, pues cuando yo supe que el interés de Udinese, pues me interesé mucho. He visto partidos de Udinese del año pasado. Yo creo que cuando tú llegas a un país nuevo te tienes que adaptar, aprender también la cultura del país, sobre todo del club, y eso es lo que voy a hacer y tengo muchas ganas de aprender italiano y todo lo que conlleva eso. Dal primo momento che ha saputo l'interesse dell'Udinese, lui è stato subito felice perché conosceva la storia del club, il valore di questa maglia, sapeva che grandi campioni hanno giocato qua, su tutti Totò Di Natale, che qua ha fatto la storia ed è un idolo assoluto del calcio italiano, lo stesso si dica per altri grandi giocatori come De Paul, come Cuadrado e tanti altri che hanno giocato qui. E poi quando ha visto che l'interesse era concreto, ha iniziato anche, diciamo, ad aggiornarsi, a vedere tutte le partite che ha giocato l'Udinese l'anno scorso, e lui non vede l'ora anche proprio di calarsi, di inserirsi in questo contesto, di apprendere le tradizioni del posto e di imparare presto l'italiano. Prego, Totò Mercato. Ciao Iker, benvenuto. Allora, in questo momento è indisponibile purtroppo, però c'è un grande giocatore spagnolo da queste parti come Deulofeu. Ci hai già parlato? Hai scambiato qualche parola con lui? Conosco a Gerard de la Masia. Io stavo in la Masia 10 anni e quando ero io piccolo lui già stava in categorie più alte e sempre ho visto video di lui. Y lo he visto jugar muchísimas veces y al llegar sí he hablado con Gerard, me ha dado consejos de cómo llevar la vida aquí,
sitio donde puedo estar tranquilo y sí, me ha dado un consejo y ojalá se recupere pronto también porque tiene mucho talento y todo el mundo sabe el jugador que es. Allora, lui conosceva De Olofeo sin dei tempi in cui lui era alla Masia del Barcellona e De Olofeo era in prima squadra, quindi lo vedeva anche un po' come una sorta di ispirazione, guardava le sue partite, guardava i suoi video. Chiaramente ha parlato con lui in queste settimane e gli ha dato tanti suggerimenti, tante anche indicazioni su com'è la vita qui, su cosa vuol dire questo club, e quindi sì, si sono parlati e ci teneva ad augurargli anche una pronta ripresa perché è un giocatore di grandissimo talento e qualità. Gazzetta dello Sport. Ciao, mi piacerebbe sapere chi sono gli attaccanti spagnoli e non a cui ti ispiri. E quanti gol vuoi fare quest'anno per ritenerti contento, soddisfatto? La prima delantero spagnoli. Sì. O extranjeros. Bueno, Fernando Torres me gusta mucho y mi ídolo siempre ha sido Cristiano. Y goles de esta temporada para estar feliz. No sé, todos los que pueda, 10, 15, así, está bien. Más. No. Sì, Lo teniamo bassa l'asticella, insomma. Allora, sicuramente Torres è il suo attaccante preferito, ma se parliamo di idoli, idolo assoluto è Cristiano Ronaldo. Quanti gol voglio fare? Lui vorrebbe fare il maggior numero di gol possibili, che siano 10, 15 o perché no, anche di più. A questo punto, visto che si è parlato di giovani spagnoli, tu hai vinto l'Europeo Under 19, la Spagna ha vinto l'Europeo dei Grandi con due giovanissimi, o meglio, un giovanissimo e un giovane, Yamal e Nico Williams. L'idea di vederti lì un giorno in quel tridente, quanto è forte nel tuo pensiero? Sì, sì, io mi vedo lì in 2 anni, con Nico e Lamin. Sì. Sì, si vede a quel livello lì. Con la nazionale maggiore nel giro di un paio d'anni con Nico Williams. Al mondiale? Sì. Alla Coppa del Mondo? Sì. Sì. Messaggero Veneto? No, mi ha incuriosito questa risposta di Fernando Torres, perché Guido prima cercava di capire il tuo ruolo, chiaramente tu ti adatti, dici sono a disposizione. Cosa si sente lui, più prima punta, più seconda? Si ispira proprio a Fernando Torres? Cioè, lo vedi come il tuo riferimento nel ruolo, come modo di giocare, proprio come stile? Io sì, tengo che essere un delantero referenza, puedo jugar come delantero referenza sin problema, pero siempre por mi estilo de juego pues siempre me ha gustado jugar más de media punta o sino come falso 9 más estilo Benzema. Adesso ho capito. Allora, lui ha detto che sicuramente sente di avere tutte le caratteristiche per giocare come unico attaccante, come terminale offensivo, come faceva Fernando Torres. Finora ha giocato e sente di avere caratteristiche migliori per giocare da mezza punta o da esterno, ma può assolutamente giocare anche da unico riferimento offensivo. Approfitto, faccio l'ultima, poi cosa è successo col Madrid? Sei rimasto deluso del fatto che non ti abbiano riscattato? Con il Madrid no ha pasado nada. Yo creo que el Real Madrid es un club el mejor del mundo, de los mejores del mundo. Y al fin y al cabo ellos tienen que tomar decisiones si se quedan un jugador o no se lo quedan. Ellos prefirieron hacer la opción de compra y yo lo respeté al 100% porque es una decisión totalmente respetable a pesar de que haya hecho unos números una temporada que eran destacables. No me preocupa en absoluto que no me haya comprado en el Madrid. Yo estoy muy feliz aquí y voy a demostrar aquí de lo que soy capaz.
Allora, ha detto che per lui non è successo niente, anzi per lui non c'è stato nessun tipo di problema che il Real non l'abbia riscattato, anzi è felicissimo di essere qui e di giocare per l'Udinese. Il Real Madrid ha preso una decisione, sappiamo che ci sono tanti grandi giocatori, uno dei club più grandi del mondo, e hanno deciso di non riscattarlo, ma non c'è nessun tipo di problema, è una decisione legittima. Quello che lui ha fatto lì gli ultimi anni lo dicono i numeri, ma lui adesso è felice di essere qua. Telefriuli. Ciao, piacere. Ti volevo chiedere come ti descriveresti da ragazzo giovane e anche da calciatore in rampa di lancio? Come giocatore, prima e come persona. Bueno, pues como jugador me considero un jugador muy trabajador, con mucho gol, incluso regate y pase de gol también. Y en características físicas, pues fuerte, contundente, con mucha llegada y rápido. Y como persona, pues me considero una persona muy humilde, muy sencilla, que no necesita lujos para ser feliz. Y sobre todo muy generoso y con mucho respeto hacia los demás. Allora, come partendo da calciatore, come giocatore sente un giocatore da un grande impatto fisico, che gli piace segnare molti gol, fare tanti assist e sa di avere delle corde anche giocate di qualità. Da un punto di vista umano si ritiene un ragazzo molto umile, al quale non serve molto per essere felice, con grande senso del lavoro, un grande lavoratore e anche con molto rispetto per tutti. Prego, Tutinese. Per quanto riguarda il numero di maglia, hai già scelto? Se sì, qual è? C'è un motivo particolare? Sì. Come si dice in italiano? 21. Questo era un significato particolare per questo numero di camiseta? Ti gusta? Sinceramente mi gusta molto il numero 21 desde pequeño, però come lo ha llevato alguna vez Zidane, Dybala también, pues. No, non c'è un motivo particolare, gli piace molto sino quando era bambino il numero 21, poi è chiaro che l'hanno indossato anche grandi giocatori come Zidane, come Dybala, però è un numero che gli è sempre piaciuto da bambino, non c'è un motivo preciso. Perfetto, grazie a tutti, se non ci sono altre domande chiedo la cortesia di arrivare ai fotografi per le classiche foto con la maglia. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.